Ciao da Goccia Hydra Games, Tana dei Goblin di Perugia. Quest'oggi andiamo ad aprire un giochino che è arrivato in base a quando vedete il video. Questo qua, boom, Maulpeak. Il sequel di Skull Hollow della Pencil First Game, Amazing Meeple, What's Games, TVV Games, un botto di games di Edward Baraff, o Baraff. Dove nel primo eravamo delle volpotte che avevamo a che fare con i titani, a sto giro siamo degli orsacchiotti che abbiamo a che fare con i titani, però nel ghiaccio è un ragnone. Ma andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questo scatolotto. Scatolotto che sbrillucichicchia. Questa gente qui è coinvolta. Abbiamo il regolamento. Boia, che è rigido come non so che. E si spiega il gioco, che più o meno sarà come l'altro, ma avrà qualcosa di diverso. Possibilità di giocarlo fino a 4, perché è uno contro uno, ma con questo che si può anche mescolare con l'altro, quindi mescolare le volpine nel ghiaccio e gli orsetti nella forestina. Andiamo a vedere che cosa vi è. Questi sono gli orsacchiottoni che utilizzeremo. Abbiamo anche le Wither Beast. Hanno molto di aspetto il patrono. E poi qua ci sono i cosi, i titanoni che andranno sculacciati o da cui verremo sculacciati, perché giustamente chi è il cattivo lo decide solo chi uno invade quell'altro, quell'altro dà noia a quell'altro e tutto un quell'altrarsi. Qua abbiamo il catalogo loro e, come dicevo, appunto, possiamo combinare, mischiare i due giochi e come giocare le varie varianti in questo modo, con i due titani e le due squadre. Bene, ottimo. La plancia degli orsacchiotti, come ci hanno messe le carte sopra. La mappa dove andremo a giocare. Uno ha voglia di avere la storia e di farsi magari le schiaffettoni di come si muovono tutto quanto. La mappa di gioco, come l'altra, è quella con le rigone divise e quella senza rigone divise, che si andrà giocato rigorosamente in questo modo, non così, che è molto più comodo. Quindi abbiamo queste illustrazioni un po' cartunesche, giusto un pelino. E andiamo a vedere la fustella del titano, dove qua si muoveranno gli orsacchiotti o le volpotte, dipende com'è, il ragnozzo. Facciamo anche la defustellazione alla parte che qua invece non c'è nulla. Perché uno impara il gioco, può anche mettere le cose senza immagini. È quello che volevo dire. Coltellino a tre teste. E questo è quanto. Qui abbiamo le carte, o meglio, le plance di ciascun titano. Grizzar, Trovak, Gnarl, Vreben, Gnavra, Svoba e Saboso, con le varie abilità e i requisiti di vittoria, perché ogni titano ha il suo modo per vincere la partita. E voilà. E questa è la plancia del giocatore, che dice quali sono le abilità nelle carte e i cubettoni e che cosa deve fare. E poi abbiamo cubettini normali che non vi sto a aprire. Cuoricini, quello spacchetto per la vita degli orsacchiotti e dei titani. E poi anche qua avremo i pezzi che sono degli ossetti e delle costole, che praticamente saranno delle espansioni reliquie, mi pare, se non mi ricordo male, che troviamo nel primo capitolo. Sotto non c'è nulla. E poi ogni singolo titano e gli orsacchiotti alla sua scatolina, dove dentro ci vai a riporre tutto quello che serve.
i cubotti e le carte. Ma dove piffero saranno i meeple? Andiamo a vedere. Tanto qua dopo guardiamo questo, perché ci dovrebbero essere anche i mipolini degli orsacchiotti e dei cosi, giustamente, se no come li muovi in mappa? Tipo, vedi, qui c'è il titano quello con il suo bel mazzo di carte e le cose che gli servono per lui lì. Andiamo a vedere, perfetto, perfetto, bel miponi, quindi danno anche soddisfazione a prendersi in mano. Infatti, questo è quello. E dentro abbiamo le carte. Vi farò vedere i meeple degli altri, non sto a far vedere tutti i mazzi, ma giusto per rendervi l'idea. Qui abbiamo la carta riassuntiva del titanone e le carte che vanno giocate e quello che fa, in modo anche nell'angolino in alto a sinistra che faccia vedere senza avere tutta la mano. E sono così, anche nell'altro erano uguali. Doppio utilizzo, simbolo che poi andiamo a ritrovare qua dietro che ci dice che cosa fanno. Sono tutti quanti in questo modo. Qua dentro che cosa ci sarà mai? Abbiamo l'idrona. Quindi da ora in poi sarà Hydra Games. In questo modo. Hydra. Mazzo di carta. Ah, qui abbiamo il mazzo di carte degli orsi. Quello dell'idra. Però questo lo apro perché è un'altra cosa. C'è anche il mazzo per le volpi. Sarà per il gioco a 4? Oh no. Confusion, 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 confusion. E confusion. Qui sì, anche per gioco a 4 se, o se lo giochiamo con le volpi invece dell'orsacchiotto. Qua andiamo a vedere il ragnone. E mannaggia, sta a vedere che non c'ho l'orsi dentro. Mannaggia, mannaggia. Qui abbiamo le ragnatele del nostro ragnone e qua abbiamo il ragnone. Il mazzo di carte che è uguale, uguale a quell'altro. Nell'ultimo trova che gnarl, perché vedi c'è il disegno di questi, questi e disegno e dietro ti dà un po' di ambientazione. Belle due. Abbiamo il mipollone di questo e il mipollone del canone con tre teste. E andiamo a aprire proprio l'ultimo mazzettino per farvi vedere che sono uguali. Carta che riassume le regole, l'illustrazione, quello che abbiamo visto finora e le carte che faranno fare le azioni varie a tutto quanto. All'interno di qui ci devono essere le miniature e eccole qua. Pensavate voi che non ci fossero, eh? Anch'io un pochino ce l'ho sperato. Abbiamo gli orsetti che sono qua. Ogni orsetto ha la sua il suo simbolino, perché quando andremo a giocare queste carte potremo anche evocare questi orsetti qua. Ora, questo però ve lo apro perché è diverso, vi faccio vedere. E lo apro quasi alla prima. Le carte non sono telate, quindi andranno un pochino, pochino, proprio un'antichetta imbustate. Qui ci sono i famigli che abbiamo visto prima. La famiglia Orsetti e poi di qua. Abbiamo le carte che utilizzeremo quando evocheremo, ci sono i simbolini per ricordare chi è chi e le varie abilità che ci sono sotto di ciascuno. Ci sono gli eroi e poi sono le truppe normali e i cani. E io metti lo sgorbiettino questo qui, è uno di questi. E poi le carte per le azioni che andiamo a fare. Quindi avremo un eroe e poi il resto sarà la truppa. Ma non finisce qui perché abbiamo anche le espansioncine delle reliquie che vi dicevo che non ci sono solo quelle del vecchio gioco, ma ci sono anche quelle del nuovo gioco che sono quelle celesti che abbiamo visto. Moonpig, anzi relic. Forse le meccaniche saranno uguali, più o meno. E
E qui dove sono le zone della mappa da dove salteranno fuori. Ma non finisce anche qui perché abbiamo anche questa espansione che è World of Ball, Rune Ruins, che andremo ad aprire se solo riuscissi a levare questa cosa che si chiama. Ah, non me la sono preparata. Questa non me la sono preparata. E qui le carte non sono imbustate perché sono in questa scatolotta con queste fustelline. Potrebbe o non potrebbe essere utilizzato. E poi abbiamo queste cose qua che sono numerate, ma non vorrei. Infatti, se c'è questo, mi sa che. Non so se. Multiplayer. Bababà, vorrei evitare di fare spoiler, poi mi picchiate. E questa cosa qui. Non sciaffo questo coso. E c'è cose dentro, disegni e cosine rare. Detto questo, direi che è tutto per quanto riguarda Mopic. Buona!